Carissimi fratelli e sorelle, benvenuti in questa nuova puntata di Pellegrinaggio in Terra Santa e concludiamo oggi il Padre nostro, la preghiera per eccellenza che ci ha insegnato Gesù Cristo. E, è proprio il versetto finale, ma liberaci dal male, che ovviamente Padre Juan Maria Solana approfondirà con la sua catechesi in Terra Santa. Dunque, raggiungiamolo subito e andiamo dove lui ci porta. Amar para que se haga en mí tu voluntad. Te doy gracias porque has hecho demasiado, que por mí hasta tu sangre has derramado. Mis queridos peregrinos, Carissimi pellegrini, siamo arrivati finalmente a quest'ultima richiesta del Padre nostro. Che bello. Siamo stati a vedere cos'è la preghiera, come si è rivelata la preghiera, la vita della Chiesa, la vita della preghiera nel Vecchio Testamento, anche i tipi di preghiera, gli ostacoli nel farlo. E finalmente abbiamo visitato, abbiamo studiato tutto il Padre nostro. La preghiera per eccellenza del Signore. Oggi così termineremo questa nostra catechesi sul Padre nostro. Vediamo cosa ci ispirerà lo Spirito Santo. Oggi e così andiamo avanti a spiegare l'importanza della preghiera e la costanza nel farlo. Dobbiamo arrivare ad un ambiente di profonda preghiera, silenzio, sintonia con Dio, obbedienza nella fede, contemplazione, riflessione, meditazione della sua supplica, eccetera, eccetera. Tutto quello che diciamo sempre. Siamo nel monastero di Bizantino di Cursi. È un luogo che abbiamo già spiegato la scorsa volta. Comunque, nel Vangelo si parla dei demoni che vanno dall'indemoniato ai maiali e i maiali impazziti si buttano per il dirupo. Questo è un episodio molto molto significativo che è successo proprio qui a Cursi. È un importante episodio della vita di Gesù. Gesù ci libera dal demonio che ci tenta, che ci ostacola, che ci attacca con catene, e che ci crea una vita di morte. Una morte spirituale, quando viviamo nel peccato mortale e quando amiamo e sfruttiamo il peccato, allontanandoci dalla legge di Dio, di conseguenza, noi moriamo giorno dopo giorno. Voglio spiegarvi in due parole quello che per me significa un luogo come questo. Vedete, il cristianesimo, fondato da Gesù, viene lo Spirito Santo, lancia los viene apostoli, lo Spirito liberano le persone, Santo iniziano a predicare, all'interno degli apostoli e loro diffondono il cristianesimo in tutto il mondo contro ogni vento e maree, persecuzioni, problemi, divisioni, problemi interni, problemi esterni. Il cristianesimo va aumentando malgrado tutto ciò, e va crescendo fino a che conquista il mondo conosciuto, grossolanamente identificato con l'impero romano. Conquista l'impero romano.
l'imperatore Costantino, l'unica cosa che può fare è decretarlo come religione ufficiale, perché è un fatto che il cristianesimo è nella maggioranza dell'impero. Qui c'è un tema molto interessante, anche provvidenziale della vita della Chiesa. Cosa succede? I cristiani sono abituati alla persecuzione, alla lotta, all'eroismo, alla testimonianza fino alla morte. Ci sono tantissimi atti di martire, di santi pastori, gente normale, donne, anche donne giovani, tanti, tantissime testimonianze. E quelli che ancora dobbiamo conoscere, milioni e milioni e milioni, che non abbiamo mai conosciuto, ma che hanno dato la loro vita per testimoniare Cristo. Loro, come dicono i padri della Chiesa, non avevano paura della morte. Non avevano paura della domenica, domenica perché è il giorno della resurrezione, quindi sono abituati a testimoniare Cristo. Super difficili, complicati, eroici. Questo è il periodo. Ma poi subentra una situazione più serena, più pacifica. E allora sorge nella Chiesa la vita monastica. Che significa la vita monastica? Il desiderio di vivere una vita cristiana, eroica, nella sua semplicità. Non possiamo mostrarvi questo monastero, non possiamo mostrarvelo tutto, ma questo monastero era pieno di milioni di monaci che vivevano una vita eroica, nell'osservanza devoti religiosi dell'ordine a cui appartenevano. Qui è Sant'Antonio d'Egitto, poi San Basilio, cioè parliamo dei primi ordini. I primi ordini cosiddetti benedettini, che possiamo aggiudicare all'anno 600, 200, 200, 200 anni dopo la venuta di Cristo. Ecco, la vita si trasforma in vita religiosa monacale, più o meno. Più o meno così, che significava vivere in obbedienza, in povertà estrema, lontano dal mondo, vivere meditando la parola di Dio, una vita eremitica. Questo luogo mi dà la sensazione che è una continuazione di questa lotta contro il demonio. Non lasciarci cadere nella tentazione, ma liberarci dal male. Questa liberarci dal male è un'opzione radicale per Dio, che è la nostra ultima richiesta del catechismo del Padre Nostro, la quarta della seconda serie, l'implorazione che chiediamo a Dio, liberaci dal male. E ci sono mali di tanti tipi. Quando al catechismo antico del Padre Ateco, noi domandavamo quali erano il male, diceva il mondo, il demonio e la carne. Ci sono mali spirituali, mali fisici e mali che ci vengono dal demonio. Bene, vediamo cosa ci dice il catechismo oggi, come possiamo allontanare questi mali e come chiediamo a Dio di liberarci. Abbiamo pietre che veramente alle volte ostacolano enormemente il nostro cammino. Carissimi pellegrini, vediamo cosa ci dice il catechismo.
su liberaci dal male, o liberaci da tutto il male. Noi già abbiamo detto co cos'è il male, quello che ci allontana da Dio, quello che ci infastidisce o ci desvia il cammino. Mali fisici, morali, spirituali possono venire dal demonio, dal mondo o dalla propria carne. Allora chiediamo a Gesù che ci illumini. Vediamo cosa ci dice il Catechismo intanto. L'ultima domanda al Padre nostro si trova anche nella preghiera di Gesù. Quando parliamo della preghiera di Gesù ci riferiamo alla preghiera sacerdotale dell'ultima cena, il capitolo 17 di San Giovanni. Non chiedo che tu li tolga dal mondo, ma che li custodisca dal maligno. Gesù sa cos'è il mondo, quali sono gli ostacoli e i problemi che ci sono nel mondo e quindi chiede. No che ci tolga l'uomo da lì, ma chiede che ci liberi dal male, cioè che ci custodisca dal maligno. Questa petición concierne a cada uno individualmente, pero siempre quien ora es el nosotros, en comunión con toda la iglesia y para la salvación de Riguarda todos. ognuno di noi personalmente, però siamo Ahorita el sempre Señor no cesa noi de a pregare in hablarnos comunione con acerca tutta del la plan de Chiesa salvación e per la liberazione de la dell'intera famiglia umana. iglesia en el drama del La pecado, preghiera del Signore ci apre del progresso continuamente alle dimensioni dell'umanità dell'economia della e del salvezza. peccato La entrambi. nostra interdipendenza del dramma del peccato e della morte diventa solidarietà nel corpo di Cristo, nella comunione dei santi. Quindi nella comunione con tutti i santi noi chiediamo liberaci dal male, liberaci a vincere questo male che si interpone nell'economia della salvezza, in questo disegno totale di salvezza che è il nostro bene, la nostra santificazione. In questa richiesta il male non è un'astrazione. Indica invece una persona, Satana, il maligno, l'angelo che si oppone a Dio, l'angelo che si è rivelato contro Dio. Il diavolo, diabolosso in greco, è colui che si getta di traverso, cioè che si interpone al disegno di Dio e alla sua opera di salvezza compiuta in Cristo. Diavolo, diabolos, è quello che si mette un palo tra i raggi della bicicletta. Io lo chiamo il sabotatore. Dove c'è amore di Dio, disegno di Dio, lì il demonio tenta di sabotare la grazia. Quando io ero giovane, un giorno anch'io sono stato giovane adolescente e ho ricevuto la mia comunione. E lo sapete che il demonio ha tentato sabotarla? Quando c'è un germoglio, effettivamente dare un calcio subito muore, quindi ci ha tentato. Quando invece il tronco è già alto e ben strutturato con radici, è molto più difficile che il diavolo riesca. Ecco perché tenta soprattutto i giovani, gli adolescenti, perché è più facile. Omicida, fin dal principio. Omicida, cioè colui che uccide gli uomini. Menzognero è padre di menzogna. Satana, che seduce tutta la terra, e a causa sua che il peccato e la morte sono entrati nel mondo. Ed è in virtù della sua sconfitta definitiva che tutta la creazione sarà liberata dalla corruzione del peccato e della morte. Ma
Ecco, l'amicizia del demonio sarà quella di liberare definitivamente tutta la creazione da Dio, ma noi questo non lo permetteremo mai. Sappiamo che chiunque è nato da Dio non pecca. Chi è nato da Dio preserva se stesso, il maligno non lo tocca. Noi sappiamo che siamo nati da Dio, mentre tutto il mondo giace sotto il potere del maligno. Questa è proprio la lettera di San Giovanni, che parla con molta chiarezza della relazione del maligno nel mondo. Il catechismo ci cita una frase di Sant'Ambrosio parlando dei sacramenti e in particolare del battesimo e dice: Il Signore che ha cancellato il vostro peccato e ha perdonato le vostre colpe è in grado di proteggervi e di custodirvi contro le insidie del diavolo, che è il vostro avversario, perché è nemico, che suole generare la colpa, non vi sorprenda. Ma chi si affida a Dio non tema il diavolo. Se infatti Dio è dalla nostra parte, chi sarà contro di noi? Lettera ai Romani, questa. Beh, bellissima questa citazione che Sant'Ambrosio fa come azione di Dio nella nostra vita. La vittoria sul principe del mondo, e cioè ci riferiamo al Vangelo di San Giovanni, quindi la vittoria sul principe del mondo è conseguita una volta per tutte nell'ora in cui Gesù si consegna liberamente alla morte per darci la sua vita. Dice l'Evangelista, in quel momento il principe di questo mondo è stato buttato fuori dal mondo, proprio nel momento in cui Gesù si diede, si è consegnato liberamente alla morte per darci la vita a tutti. Avviene allora il giudizio di questo mondo. Il principe di questo mondo è gettato fuori. Egli si avventò contro la donna, ma non la poté ghermire. La nuova Eva, piena di grazia dello Spirito Santo, è preservata dal peccato, dalla corruzione, della morte, concezione immacolata, assunzione della Santissima Madre di Dio, Maria sempre Vergine. Allora, il drago si infuriò contro la donna, se ne andò a far guerra contro il resto della sua discendenza. È per questo che lo Spirito e la Chiesa pregano: Vieni, Signore Gesù, vieni, Signore Gesù. La sua venuta, infatti, ci libererà dal male. Cristo glorioso. Bene, adesso leggiamo l'ultimo paragrafo, il 2854, che è la spiegazione del Padre nostro sul liberarci dal male. Chiedendo di essere liberati dal male, noi preghiamo nel contempo per essere liberati da tutti i mali, presenti, passati e futuri, di cui Egli è l'artefice o l'istigatore. In quest'ultima domanda la Chiesa porta avanti al Padre tutta la miseria del mondo. Beh, tutto quello che ci porta a dolore, tristezza, amarezza, non speranza, viene eliminato da Gesù ed è invece quello che ci porta il diavolo. Quindi in quest'ultima domanda la Chiesa porta davanti al Padre tutta la miseria del mondo. Insieme con la liberazione dai mali che schiacciano l'umanità, la Chiesa implora il dono prezioso della pace e la grazia dell'attesa perseverante del ritorno di Cristo. Pregando così, anticipa nell'umiltà della fede la ricapitolazione di tutti e di tutto in colui che ha potere sopra la morte e sopra gli inferi, e colui che è, che era e che viene, l'Onnipotente. Liberaci, Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Carissimi fratelli, abbiamo terminato così il Padre nostro. Manca solo l'Amen, che vedremo la prossima settimana. Però è bellissimo che abbiamo
terminato con quest'aria di profonda speranza. Se Dio è con noi, chi è contro di noi? Noi dobbiamo essere certi di questo, abbiamo questa pace, questa confidenza, questa serenità. Quando vediamo al cielo, quando vediamo la nostra vita passata, presente e futura, noi dobbiamo vedere con fiducia a Dio, perché Lui ci difende da ogni male e noi, come dice il proverbio, pregando a Dio, noi ci allontaniamo dal male, quindi allontanandoci rapidamente dal mare sappiamo discernerlo, perché viviamo di questa grazia e di questa luce. La teologia, in una frase, in una verità sua, dice: la preghiera ci garantisce le grazie attuali per rispondere a Dio nella nostra vita. Se noi preghiamo, Dio è presente e ci aiuta, illuminandoci, sostenendoci, fortificandoci, consolandoci. Che bella questa espressione del Getsemani, del Vangelo di Luca, che dice che dopo che Gesù pregò nel Getsemani, pregando che si allontanasse questo calice, ma che si facesse la volontà del Padre, il Padre mandò un angelo a confortare il suo figlio. Dio, nostro Signore, ci conforta se noi lottiamo sinceramente, se gli chiediamo di cuore, se abbiamo umiltà, responsabilmente facciamo la nostra parte. Bene, allora la prossima settimana terminiamo con l'Amen. Spero che questa catechesi ci fa cogliere la mano di Dio. La preghiera non è né Pablo, né Pietro, né la Chiesa, ma la preghiera è Dio stesso. Magari, magari, carissimi pellegrini, incominciamo a pregare così. Un seme di preghiera che cresce di giorno in giorno e che la nostra vita si allinei con questa preghiera, come abbiamo visto come abbiamo detto dal primo giorno. Una sedia con quattro zampe, con quattro piedi. Il primo piede è la fede. Il secondo piede sono i sacramenti. Il terzo piede sono i comandamenti e il quarto piede è la nostra vita di preghiera. Quindi, se la nostra vita deve essere una vita di fede, deve essere come questa sedia che non ha tre piedi, quattro, ma quattro, non due, ma quattro, non uno, ma quattro: fede, sacramenti, comandamenti e preghiera. Io li tengo allineati, posso vedere sempre da questo buco, ma certo se non sono ben allineati, sono ben equilibrati, difficilmente possiamo vedere la fine. Preghiamo l'uno per l'altro, raccomandiamoci l'uno per l'altro, che possiamo pregare in maniera profonda, di chiesa, di fede, di fiducia, di abbandono, camminando in una vita cristiana più matura, più santa, più fervorosa. Ci vediamo la prossima settimana. Che Dio vi benedica. Thank you.
postrando mis rodillas a tus pies. Estarías cuando te necesitara. Me contó de aquella paz en tu presencia que no se encuentra cuando estamos en tu ausencia. Alguien me dijo que no importa si es la noche o la mañana, que no hay hora para acercarme a ti. Para oírte no hace falta complicarlo, solo abrir mi corazón hasta escucharlo. Señor, enséñanos a orar, enséñanos a amar, para que se haga en mí tu voluntad. Te doy gracias porque has hecho demasiado, que por mí hasta tu sangre has derramado. Señor, enséñanos a orar, enséñanos a amar y que se haga en mí tu voluntad. Te suplico tu perdón si te he ofendido, haz que para siempre sea mi corazón. Bene, abbiamo concluso, come avete visto, la preghiera del Padre Nostro. Veramente non l'ha conclusa perché ha detto che farà una catechesi sull'Amen la prossima settimana, quindi ancora, e c'è tanto sull'Amen da dire, è vero. Una bellissima catechesi che aspettiamo con sollecitazione e sollecitudine da parte di Padre Juan Maria Solana. Naturalmente la preghiera di oggi è stata molto incentrata su come vincere il male e come non abbandonarci al male, e la risposta poi è stata la conclusione finale, cioè le quattro zampe, i quattro piedi a cui dobbiamo appoggiarci per essere veramente uomini di Dio, uomini in cammino verso Dio, e sono, li ripetiamo, chissà qualcuno di noi è sfuggito, la fede, la nostra fede, i sacramenti, senza i quali non possiamo dire di vivere una vita
diciamo, non dico santa, ma insomma in cammino verso la santità, i comandamenti. Senza comandamenti di Dio e comandamenti morali, che sono altrettanto importanti nella società in cui viviamo, dare un esempio di giusta moralità. E poi la preghiera. Bene, buon lavoro a tutti noi, a tutti voi, a tutti noi, me compresa, perché siamo tutti in cammino. Io vi lascio alla programmazione di Maria Visione, ma vi do appuntamento con Pellegrinaggio in Terra Santa al prossimo mercoledì. Buona serata.